Anna Falcone insieme a Stefano Montanari e Tommaso Montanari, chiedo scusa. Questa, la novità, il catalizzatore della politica a sinistra con Alleanza Popolare, questa cosa che va in direzione e sprona verso una lista unitaria. Possibilità, c'è questa possibilità effettiva di fare un polo unico a sinistra del PD? Io e Tommaso Montanari abbiamo proposto un appello, infatti il nostro non è un movimento, la nostra è una proposta proprio per la costruzione di un'area innovativa della sinistra e che sia auspicabilmente anche un'area unica, quello che molti chiamano il quarto polo. E ciò nonostante che non sia la somma di tante sigle o la reiterazione di esperienze passate, che sia piuttosto un percorso democratico in cui i cittadini vengono coinvolti nella costruzione di un programma innovativo che metta al centro l'attuazione della Costituzione, l'affermazione di un modello democratico più avanzato, un modello di democrazia partecipativa che appunto riparta dalla garanzia dei diritti sociali, del lavoro, dell'istruzione, della salute, che sono i grandi assenti dal dibattito politico attuale e che sono stati decapitati dagli ultimi governi, un percorso che dia dignità anche alle tante articolazioni civiche e a quelle forze politiche che in questi anni hanno comunque mantenuto la barra dritta sulla tutela dei diritti fondamentali delle persone contro la deriva neoliberista e il pensiero unico che ha fatto di tutto per farci credere che non ci fosse alternativa al capitalismo predatorio, che non ci fosse alternativa a uno Stato minimo che si disinteressa del futuro dei propri cittadini, che non ci fosse alternativa alla demolizione pezzo per pezzo delle nostre democrazie sociali. È un percorso che è iniziato il 18 a Braccaccio e che sta continuando in tutta Italia con tante assemblee territoriali. La particolarità è che sono assemblee aperte, assemblee tematiche, in cui parliamo delle 10 priorità che sono uscite dall'assemblea del Brancaccio, sono appunto il lavoro, l'istruzione, l'attuazione della Costituzione, l'attuazione di un modello di democrazia partecipativa, la tutela della salute, un nuovo modello di sviluppo che parta appunto dalla valorizzazione dell'ambiente, del patrimonio culturale, delle risorse umane, dalla ricerca scientifica, dalla messa a sistema dei tanti talenti, delle tante risorse di cui questo paese è ricco e che però sono state emarginate da tanti anni di una cattiva politica, di una politica che mira a ottenere degli spazi di partecipazione sempre più stretti e ancora di un fisco che sia un fisco equo e progressivo, di un nuovo modello di Europa che passi dalla mitizzazione del fiscal compact alla garanzia dei diritti fondamentali su scala quantomeno europea. Di questi e di tanti altri temi che stanno uscendo dalle nostre assemblee territoriali, stiamo discutendo per proporre delle soluzioni concrete e metterle a sistema in un programma più ampio che abbiamo intenzione di scrivere con tutte le forze politiche e le realtà sociali che si riconoscono in questi obiettivi. Grazie.